Dischi e Musica incontra Anna Capasso, benvenuta nella nostra trasmissione. Grazie, grazie per avermi invitato e benvenuti a voi a casa mia. Infatti questa comodità, insomma, delle interviste smart è proprio quella di essere presenti ovunque e quindi poter anche intrufolarsi nelle case degli altri. E noi lo facciamo per parlare del tuo nuovo singolo, affiancato anche da un videoclip. Negli altri comunicati stampa che mi sono arrivati ci sono questi suoni, singoli, veloci, frasi, parole dette, cioè l'ultimo singolo di Neck si chiama Shh, tu hai adesso invece fai Bye Bye, quindi insomma è un modo di comunicare diverso, così come anche tu stai provando a farti apprezzare anche per un nuovo genere musicale. Beh, sicuramente, un po' la musica è cambiata, no? Come abbiamo detto prima in privato. Dobbiamo anche stare alle regole che comunque in questo momento ci attendono, regole tra virgolette dei giovani che comunque vogliono ascoltare una musica più fresca dai suoni e dalle parole smart, come si usa al dire. E noi ci abbiamo provato con Massimo D'Ambra, Vincenzo Bless, con Bye Bye, perché nasce da una storia d'amore di un mio amico nell'estate scorsa, che mi racconta che aveva questo problema con il compagno, quindi parliamo di una relazione omosessuale, e che lui soffriva per questo rapporto perché dall'altra parte c'era una persona narcisista, pensava solo a se stesso, lo trattava male, di notte gli scriveva dei messaggi assurdi. Allora io gli dissi: guarda, fai una bella cosa, alla prima, alla seconda, alla terza digli bye bye. Ma mi uscì così all'improvviso. Poi ne parlavo con Massimo, ci ridevamo su, e io, siccome che anche essendo donna nella mia vita, ma si parla di un rapporto in generale in questo caso, e anche Massimo comunque nella sua vita passata abbiamo avuto ognuno di noi un'esperienza simile, abbiamo detto: ma perché non lo scriviamo e non lo scriviamo in un pezzo? Il narcisismo è sempre un sentimento che ci fa male, però quando dall'altra parte c'è una persona che gli sta bene questo tipo di narcisismo, non la fa soffrire e vuole continuare un rapporto del genere, allora va bene. Ma quando inizia a soffrirci fino a starci male e non dormirci più la notte, non è più amore. L'amore è bello, quello sincero, quello allegro, quello spensierato. All'inizio, oddio, l'amore ti dà anche un attimo quel brio di sofferenza, no? Perché magari l'altro non risponde, aspetti un messaggino che non arriva, aspetti l'appuntamento, poi magari ti cambia l'appuntamento, no? Non ci possiamo vedere oggi, ci vediamo domani. Insomma, questa cosa qui è bella, perché ti dà quell'attimo di attesa. È l'infatuazione, insomma, che accende i cuori e non solo. Accende i cuori, c'è anche più interesse. Sì. Poi invece quando questa cosa si prolunga nel tempo e non è più un vero amore, non è una relazione che tu vivi serenamente, ma ti fa stare male, e a questo punto dici bye bye. Effettivamente. Parliamo anche un po' del videoclip, che insomma ci sono delle bellissime immagini che mi hanno fatto venire un po' di malinconia. Immagini, raccontaci questa location. Beh, la location è Positano. È bella perché vedi proprio i colori azzurri, diciamo che tutta la Campania è bellissima, ma Positano è in quel momento, in questo brano, ha dato un tocco di internazionalità, perché è la costiera. Mentre camminavo in macchina nella Ferrari dicevo: oddio, ma veramente sono io, sto finalmente girando questo video, perché noi dovevamo girarlo un po' prima del lockdown, cioè nel senso appena qualche giorno prima, poi dalla produzione ci hanno detto che c'era questo problema e abbiamo stoppato tutto. Quindi sono stati 3 mesi per me di attesa, di sofferenza, e anche un po' di, sai, quando tu devi incontrare un amore, però dici lo devi incontrare tra un mese perché devi ritornare da un lungo viaggio, e quindi non vedo l'ora, come sarà? Allora così io immaginavo, e io sono tutta sognatrice, quindi capivo, in quel momento stavo vivendo i momenti che mi ero già sognata e non vedevo l'ora di realizzare. Quindi Positano è stato bellissimo perché c'è sempre il sole, l'azzurro, il colore del mare, le cose che un po' ultimamente ci sono state tolte così all'improvviso, di una forzatura incredibile per un mostro che è entrato nelle nostre case,
nelle case di tutti. Veramente questa cosa ci ha sconvolto perché ha coinvolto proprio il mondo intero. Effettivamente. Quindi, sì. E quindi avevo un bisogno veramente frenetico di girarlo. Infatti tutti quelli e che girare guardi, anche pagina proprio. E girare pagina, un cambiamento. Quindi Bye Bye è uno sguardo verso il futuro. Perché dobbiamo immaginare un futuro roseo, bello, pieno di colori e soprattutto allegro, con il sorriso. A proposito di futuro, tu che hai una grande esperienza sia come cantante che come attrice, adesso per questo futuro post lockdown, per i live, come te lo immagini? Che cosa ti aspetti? Guarda, non mi voglio immaginare nulla, mi prendo tutto quello che il destino vuole, perché ormai questa cosa ci ha fatto capire che programmare è, tra virgolette, è buono lavorativamente, è buono progettare, ma programmare la nostra vita non lo possiamo fare. Questa cosa ci ha insegnato che dobbiamo viverci ogni istante della nostra vita e non dobbiamo mai dire che una cosa la possiamo fare oggi, no, ve la faccio domani, no, è meglio che la fai oggi. Perché un domani... Mi viene in mente il testo di un cantautore che diceva da vivere davvero ogni momento come se fosse l'ultimo, Vasco Rossi, insomma. Sì, è il grande Vasco, voglio dire, non è nominato... L'ultimo, esatto. L'ultimo del cadro. Senti, parliamo anche del regista, che è anche napoletano, il regista del videoclip. Sì, il regista è napoletano e l'ho conosciuto così per caso. Perché ho guardato un suo video con Massimo e anche con la produzione abbiamo valutato insomma cosa andasse bene per questo brano. Abbiamo capito che comunque serviva un regista giovane, veloce e d'impatto e soprattutto un giovane, perché io amo i giovani, tutti quelli che vedo nel video sono tutti giovanissimi, tutti quelli che hanno lavorato dietro sono tutti giovani, la maggior parte sono tutte donne. Perché io amo avere una squadra fatta di donne, di uomini anche, ma di giovani che comunque hanno la novità, la voglia di fare, l'energia. Perché questo lavoro si fa con energia, con positività e guardando sempre al positivo. E lui è riuscito a comprendere tutto quello che comunque volevo e volevamo tutti noi, perché dietro ogni artista, come tu pensai, c'è una grande squadra. Sì. Quella squadra che comunque tutta unita porta avanti un progetto. E per far sì che il progetto diventi poi importante, diventi comunque... insomma diventi un famoso, questo è un parolone, cerchiamo di farlo diventare famoso, ci deve essere una grande squadra, un grande gruppo, quindi tutti quelli che vedi sono giovanissimi, ballerini in primis, io ho sempre messo tutti in primo piano, non amo nascondere nessuno. Certo. E lui è riuscito a prendere al volo, perché poi tutto quanto il video l'ha girato lui, la sceneggiatura è stata scritta da me e da Ivan Castiglione, che è l'attore protagonista del video, il narcisista per eccezione. Quindi voglio dire, ci abbiamo lavorato e infatti era un progetto molto ambizioso, mi sono un po' catapultata in un progetto un po' anche ambizioso, però giusto, insomma, ci vuole quel pizzico di ambizione che ti serve anche, sì, per affrontare le sfide. Un po' bravissima, io sono una che ama le sfide, quindi sfondi una porta aperta, amo la sfida e quindi, ma non amo la sfida perché voglio per forza vincere, mi piace proprio il gioco forza, quindi in quel momento abbiamo detto ok, proviamoci, perché essendo anche un'attrice abbiamo detto facciamo un mini film iniziale per raccontare la storia, perché poi il brano, cioè, voglio dire, c'è un messaggio molto forte, una storia. Sì, sì. E l'abbiamo fatto, la cosa più tra virgolette rischiosa era montarlo in pochi secondi, perché non è che hai il tempo di un video di, cioè un video di 3 minuti non puoi stare lì sempre sulla scena fermo, certo, come se fosse un cortometraggio, esatto, o un lungometraggio. E quindi sì, l'abbiamo fatto, quindi speriamo che piaccia. Sì, al momento sì, sta piacendo molto, infatti. D'accordo, Anna, ti ringraziamo di essere stata nostra ospite e di averci dedicato qualche minuto della tua intensa vita artistica. Aspettiamo anche altre novità, perché magari avrai... Guarda, la novità è che comunque i film che ho fatto stanno andando benissimo, sto ricevendo dei premi, come La musica è finita, con la regia di Vincenzo Pirozzi, dove c'è anche Ivan Castiglione, che è uno dei protagonisti con me,
E poi Bruciate Napoli, il film sulle quattro giornate di Napoli, che racconta un po' la storia, la nostra storia, di Arnaldo Delle Haie. Anche quel film sta ricevendo tanti premi, ha preso il premio in Russia, ora in Spagna, poi a New York, insomma, nonostante il lockdown le cose continuano e questo ci fa felici. E poi sono progettando già il nuovo singolo che uscirà per l'inverno e l'album finalmente arriverà in primavera. Speriamo bene, non vedo l'ora. Sì, sicuramente. D'accordo, allora, grazie, in bocca al lupo e come noi diciamo sempre, viva il lupo e ti aspettiamo per tutte le prossime novità. Grazie mille a voi, vi auguro una buona estate. Bye bye da Anna Capasso. Ciao. Bye bye. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.